Salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sulla pianola. Allora, oggi voglio fare sempre come al solito, vi dico sempre di andare a leggere nei commenti quale canzone sto per fare, perché no, nel primo video non l'ho messo il video, ma metterò un link o metterò comunque una frase che dovete scrivere per cercare questa canzone, che parla sempre di Journey to Sirius. Vi metterò sicuramente il link del video dove potete sentire tutte le canzoni del gioco e in pratica potete come si può dire, potete vedere la canzone diretta o sentire la canzone direttamente da quel video, così vi potete regolare. Io sto facendo adesso quella iniziale, cioè la prima che sentirete nel video. Se invece volete sentire quella dell'altro episodio che ho fatto la pianola, dovete andare a sentire lo stage 3, se mi ricordo, che avevo fatto lo stage 3. Adesso non mi ricordo quale avevo fatto, ma comunque questa qui è nuova. Mi sono applicato, vi farò sempre sentire quella che ho fatto, diciamo, tra virgolette, perfetta. E poi tenterò di farla con le mani per farvi capire che comunque la so fare, perché ogni volta se no qualcuno ti dice tu l'hai registrata direttamente da, magari da, l'hai scaricata sulla pianola, anche se non si può scaricare, questa pianola non puoi scaricare nulla, perché non mi funzionano manco i driver. In teoria qua potrei scaricarmi come si chiama, dei sound nuovi, tipo l'organo e queste cose qua, ma non posso perché non so il motivo. Comunque sì, potete vedere che ho cambiato inquadratura, lì sopra c'è la videocamera, le cuffie sto sempre usando quelle delle Logitech, spero che sentite bene il suono, perché altrimenti dovrò mettermi quasi vicino, vedete, c'ho le cuffie qua, mette la mia testa, infatti si vede la mia testa, se no altrimenti dovrei mettere le cuffie qua, per farvi sentire il suono, ma io comunque spero che se mettendomi così vicino un po' sentirete bene il suono. Comunque se non sentirete bene il suono, vabbè, provo a mettere le cuffie qua, ma comunque penso di sì perché l'ho messo al massimo, quindi cioè l'ho messo quasi a 80, quindi in teoria dovrebbe funzionare. Comunque adesso vi faccio sentire la registrazione del suono che ho registrato, poi dopo vi farò vedere che la so fare. Certo, mi verrà magari un attacco di panico quando la tento di fare, ma comunque vabbè, sono piccoli dettagli, infatti qua credo di aver sbagliato una nota o due. Comunque vi faccio sentire adesso il suono, cioè la registrazione. Vabbè, l'ho cancellata, fantastico, perché invece di schiacciare play ho schiacciato recording. Vabbè, ve la faccio sentire direttamente. Thank you.
No, scusate. Ok, in pratica avrò sbagliato due o tre note, sicuramente. Tre note sicuramente, perché l'ho fatta adesso. Anzi, è già un miracolo se io la prima che ho fatto, quella. Questo pezzo qua, l'ho fatta. Alcune volte sbagliavo nella registrazione, invece questa volta l'ho fatta perfetta. E infatti comunque ho avuto culo. Cioè, nel senso mi ricordo i tasti, però tipo quando faccio anche questo è quel pezzo. No, scusate, aspetta. Vedete, adesso qui io devo fare così. Qua. Quel pezzo un po' mi stavo per intrippare, ma comunque la so fare, cioè all'incirca facciamo un 95% so fare le note. Quindi cioè, mi sto applicando molto, adesso sto cercando di imparare quella dopo questa qua, in pratica la seconda, il prologue, dovete sentire il prologue che è un po' difficile perché devi fare tipo. No, ho sbagliato, scusate, era. No. Mi ricordo che è qua comunque, iniziava qua. No, forse ho sbagliato perché questo qua è troppo alto, forse era qua. Qualcosa del genere comunque. La sentirete, basta sentire il prologue. Io quando ogni volta faccio il. Non rimetto la mano e faccio parlare la mano perché non ha senso. Allora, comunque, ogni volta questa mano appare così, vabbè. In pratica, quella lì, io ogni volta che sento quella canzone, il prologue, la tento di fare. Se sbaglio una nota, poi magari la faccio un'altra, azzecco e riprendo da capo. E poi ricontinuo sempre così all'infinito. Infatti questa qua, prima di farla veloce. Sapete quanto ci ho messo a farla? Cioè, veloce solamente. Perché poi loro nel gioco l'hanno fatta velocissima. Quindi il tipo metteva a fare con due mani anche. Cioè, faceva tipo così. Tipo. Ma comunque, vabbè. Io non sono molto bravo in queste cose. Ma comunque, vabbè. Spero che comunque la canzone vi sia piaciuta. Che mettete un bel like. Lo condividete a tutti se volete. Se volete condividere queste cose, tipo musica, queste cose qua, perché vorrei dei commenti anche da persone che magari suonano il piano, la pianola, il pianoforte, la chitarra, eccetera, eccetera. Vabbè, ci siamo capiti. Non suonate mai il flauto. No, sto scherzando, se volete suonatelo, boh, non lo so. Comunque, cosa vi posso dire? Spero che il video vi sia piaciuto, che ogni tanto faccio video cazzeggio, perché alla fine questo qui, a parte che non dovrebbe manco considerarsi un cazzeggio, ma si dovrebbe chiamare. Una passione, appunto, perché io, se vedete, faccio delle cose strane, cioè tipo suono il piano, magari certe volte faccio dei video dove cazzeggio con il telo verde, queste cose qua, in teoria lo chiameranno gli altri cazzeggio, ma secondo me si chiama passione, perché tipo avere l'idea, tipo di mettersi un telo verde del Green Key e diventare invisibile, secondo me è una cosa fantasiosa, cioè una cosa proprio che. Devi essere proprio pazzo per fare delle cose del genere. Ma che comunque lasciano qualcosa, cioè ti fanno divertire ogni tanto. Io dico, non so che non sono il massimo della comicità, però comicità si potrà mai dire, vabbè. Vabbè, del comico. Cioè non sono proprio il massimo. Cioè alcuni dicono che faccio ridere, ok. Ma, cioè, mi escono spontanei all'incirca. Non me le invento. Cioè, non è che ci ho lavorato sopra. Mi vengono così spontanee. E comunque ci saranno delle novità sul mio canale. Cioè, farò delle scene tipo divertenti. Tenterò di farvi ridere. Cioè, non vi garantisco nulla che farò ridere. Ma tenterò comunque di.
di fare qualcosa di un po' diverso da quello che faccio io nel mio canale, tipo trattare di giochi. Ho notato anche che magari forse è per quello che non ci sono molti commenti e mi piace, perché sicuramente molti erano abituati che io facevo solo giochi horror e quindi la gente un po' non mi ha più seguito e questo mi dispiace un po', perché poi alla fine non è soltanto i giochi horror, gli indie che ti danno iscritti, ma anche altre cose che magari volete fare. Cioè, tipo, come potete vedere, questo qui, il telo verde, io lo uso per diventare invisibile, questo telo. E in pratica volevo fare delle cose innovative. Poi se la gente non gli piace più il mio canale perché non faccio più giochi horror, questo mi dispiace un po', però non è che posso sempre fare video horror, cioè sono sincero con voi. Io non posso stare sempre con fare giochi horror perché altrimenti cioè, il mio canale esisterebbe solo per quello e basta. Non voglio essere tipo quei youtuber famosi, FaVJ, queste cose che trattano solo di quello, ma voglio essere un canale che un po' tratta di tutto, musica, giochi di Minecraft, horror, cose, video strani che magari adesso farò, proverò a montare e a farvi vedere un esempio, con il Green Key appunto, e vediamo come va. Se non va non lo faccio più, cioè non ha senso continuare a fare video che non attirano, ma non perché non voglio farli io, ma perché alla gente non piace. Ecco, per esempio, il telefono che mi squilla con Days Forgotten, però vabbè comunque. Quindi ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, quindi da Beyond Community è tutto, ciao a tutti!